Salvatore, me la attacchi? A Spilletto, ma sì. Dove la devo girare? Allora, avuto. A sinistra? A destra? A centro? Qua sopra? Sì, basta casa mia. No, ma te già bisogna la continuare i movimenti. No, Salvatore, io te l'ho detto, sono... No, questa è una bella cosa. Sì. Ma è agito, ma è... Ho detto, se trovo qualcuno che mi accompagna, io vado a tutto l'altro. Una bella cosa, lo so, bravo, certo. Poi filmammi, capito, e condividiamo, via! Sì. Prova. Forse prova. Stava abbastanza lontano? No, va bene, riesco a prendere. Ciao carissimo. Tu ti ricordi di me? Mo adesso ciao carissimo, non si ricorda. Mi sfugge. Allora. Il viso non mi è mio. Non mi è mio. Gennaro Pungo a suo tempo detto tutto. Ma adesso però non ti tengo. Luigi Coppola. Bellannoni, Antonio Pagoteta. Luigi me l'ho visto, mi è venuto a trovare ieri, sta qualche giorno qua, mo partita proprio. Ai tempi dei superiori, frequentavo Luigi, poi ci vedevamo pure con sì, ma piazza nazionale. Sto diciamo ancora in quella zona là, quella zona là. Luigi ieri l'ho visto, l'ho venuto un po' a trovare. Senza te. Sì. Diciamo, mo lui diciamo di recente ha perso il papà. Qualche mese fa. Niente, ma quindi stava comunque venendo per disbrigare delle poi pratiche burocratiche con la sorella, la mamma. E mo oggi partiamo. Loro sì, stanno sempre là. Claudio invece no, Claudio mi sembra che là il genitore, la mamma mi pare è rimasta sempre là. Invece lui poi dopo. Prova. Quando poi entrò in Telecom mi sembra che poi si trasferì nella zona, se non ricordo male, nella zona di Casalmiglio. Claudio l'ho visto qualche anno fa. Sì, Claudio viene a vita quando morì. Quando Moretto era viene a vita. Quando era rimpatriata, infatti scherzavo. Come anche, non so se tu ricordi, anche del... come giro di amici, anche Gino De Vita che stava nel loro parco, era anche un loro comunque diciamo amico in comune. Vabbè, tu praticamente te li ricordi per il periodo del loro della scuola. Me l'ho completamente dimenticato, però questo Gino forse me lo ricordo. Perché... papà, lui pure ha fatto diciamo come il padre il geometra, e abitava anche lui là nella... Quando hai fatto davanti giro dietro? Che vai, io sono in registrazione, quindi vai tranquillo.
ma pensavo dovessi scattare la foto. No, l'ho scattata, ma sono anche già in registrazione video. Ah, perfetto. Tranquillo. Ma, che, diciamo, vuoi, sei d'accordo sui messaggi che hai letto? Certo, ma tu invece dici tu la tua, insomma, sulla giornata, diciamo, e sull'evento di allora, oggi. Allora, questa è una follia che sta, è come un vaso di Pandora che è stato aperto dallo Sblocca Italia di Renzi. Praticamente, invece di fare le cose buone per il bene comune, si sta dando la libertà alle lobby di fare quello che cavolo gli piace a loro, compreso lo sbucamento di una crosta leggerissima perché è ancora fresca, non è come quella dell'Alderello. È già in passato, sempre via Scarpoglio, la Saipem ha fatto delle trivelazioni, ha tentato di fare trivelazioni, è uscito fango a tutta forza, hanno dovuto mettere un tappo di cemento. Fatelo dire agli organizzatori che hanno più memoria storica di me, che è da pochi anni che mi sto avvicinando a queste cose. Comunque questi sono tutti dei bastardi, i liberisti che hanno creato, questi hanno creato i pirati, questi hanno creato l'ISIS e questi hanno creato la Germania nazista. E noi ci pigliamo in giro. Grazie. E un'altra cosa che ti voglio dire, il problema del signoraggio non ne parla più nessuno, ne ha parlato Carlo Sibilia in maggio 2013 ed è successo un casino in Parlamento, non hanno fatto vedere che i banchi tremavano, adesso non ne parla più nessuno. La nostra vera tragedia è che siamo schiavi delle banche che si sono arrogate il potere di prendere, di stampare i nostri soldi e di chiederci gli interessi per un prestito che non si dovevano proprio permettere di fare, perché la Costituzione dice che spetta solo allo Stato emettere soldi, non alle banche private. Ma non si tratta di distribuire i dividendi, è tutta colpa di questi bastardi, perché qualcuno pensa ancora che l'America sia un grande paese, siamo un grande paese. Noi siamo elettori consumatori, cioè noi dobbiamo pagare un IVA che si chiama imposta sul valore aggiunto, ma quando compriamo l'IVA la deve comprare chi, la deve pagare chi vende, e solamente sulla differenza tra il prezzo a cui ha comprato e quello a cui vende, non tutto quanto. Così si chiama imposta sul consumo, è una delle parti che ci sta. E non è giustificato, altri paesi fanno l'IVA molto più bassa. Si chiama popolo sovrano.
Non lo so come chi fa chi farlo stampare. Non lo so, penso che sia altra cittadinanza attiva, perché ovviamente ci stanno diversi sigle. Ah, ecco. È quello che non fa capire. No, ho capito. Sono varie associazioni. Hanno giustamente pensato di taggare l'iniziativa come cittadinanza attiva, nel senso dare un'impronta politica particolare. Mi sembra più corretto così, onestamente. Mi devo spostare, non lo so, cioè sto male qua. Vogliamo fare file dietro, vogliamo allungare questa qua? Come sposto, Questa è oggi, però sarà una lotta continua su questo tema. Purtroppo lo so, andiamo come dire, a confliggere con un sistema di potere economico, perché purtroppo è sempre questo. Tutta la questione ambientale, forse è una cosa un po' scontata, purtroppo vanno sempre a scontrarsi con i beni comuni, con le questioni ambientali di un certo livello, e questo è un esempio lampante. Facciamo la nostra parte, vediamo. Però lo posso dire. Grazie, senza che nessuno si prenda collera. Troppo lungo. Lo dico a te, poi magari lo posti tu. Io avrei scritto questo. Lo sai che, ora lo sai, punto. Mobilitazione.
lo sai che, lo sai che, lo sai che, ora lo sai, prendi la quaderna, Luca, però sai, ma per carità, io poi, come dire, sta dando, lo volevo scrivere, soltanto per sapere che potevi buttare la sensibilità di questo lavorato, sfruttare tutto, mi sembrava al prossimo ciclo, penso che sia più corretto così, lo sai che, ci metti quello, lo sai che, ci metti quello, lo sai che, però significa proprio nulla, completamente. Ma non uno stravolgimento come sto facendo io, allora sembrava brutto. Allora questo lo sai che e ci metti la notizia, lo sai che. Salvatore, sei riuscito a fare? Tutti che ora lo sai, difendi la Io penso che anche perché la comunicazione bisognava distribuire un po' dietro, se stanno usando il cavello, un po' di gente da dietro. Dammi uno, ci provo. Alla biglietteria. Stavo là, io ho chiesto un po'. No, a biglietteria grossa. Lo sai che... Non so come mai, forse stiamo davanti a me. No, 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 no. No, Riccardo. Eh? Ora poi aspetta una mano. No, sai, c'è una cosa. C'è la fase. Aspetta. No, ma infatti. Ma è bello per questo. Dove ci mettiamo? Se come hai detto tu, veramente, se viene a piove c'è ma quattro quando sotto a sti cose. Penso che ce la facciamo. Sì, sì, ma... Il pen. Ah, sta, ecco, sta qua. Pen. Non so se è stato.